Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Massimo Ciavarro stupisce i fan con alcune dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera in queste ore. Negli anni Ottanta faceva impazzire le donne. Massimo Ciavarro, come molti di voi ricorderanno, è stato la star di film cult come Sapore di Mare. Oggi ha 65 anni e dopo la popolarità si è ritirato in campagna a zappare la terra e a pescare. Ma durante l'intervista ha rivelato qualcosa che è accaduto con Moana Pozzi e con Nicole Kidman. Vediamo di che si tratta. Da piccolo andavo sempre con papà in un campo che aveva fuori Roma. Ma papà morì prestissimo. Io avevo 13 anni. E prima di morire mi disse la frase che mi ha rovinato. Massimo, questa è forse l'ultima volta che ti vedo. Prenditi cura di tua mamma e delle tue due sorelle. Mi ha lasciato sto fardello a 13 anni. A 14 anni mi offrirono un fotoromanzo e accettai, racconta il Corriere della Sera. Dopo i fotoromanzi arrivò il cinema. Ma non mi è mai piaciuto essere attore. Per recitare, devi essere narcisista ed esibizionista. Io sono l'esatto contrario. Certo, non potevo sputare su una fortuna economica, ma il cinema mi metteva ansia e stress. Appena ho potuto, ho fatto cose che mi somigliavano di più, l'azienda agricola. Il produttore di 3 film e di 3 documentari, e oggi un'attività turistica a Lampedusa, dove organizzo pure da 14 anni, un festival di cinema, Vento del Nord, con Laura Delli Colli. La metà delle donne mi dice che aveva il mio poster nella cameretta. Faccio parte di quei dinosauri che riconoscono tutti. Oggi, invece, i personaggi nascono e spariscono. Nei primi film interpretava sempre il bel ragazzo che faceva innamorare tutte, ma nella vita era l'opposto. Avevo una fidanzata, stavo sempre con lei. Dopo ho avuto un paio di anni di vita notturna, i miei anni più schifosi. Con Moana Pozzi ci sono stato una sola sera. Una volta stavamo chiacchierando e finimmo a letto. Ma lei gli diede voto 6. Così scrisse nel suo libro, dato che non mi ero tolto i boxer. Con Isabella Ferrari, invece, non successe mai niente. E Nicole Kidman? Era carinissima, ma al di fuori da ogni tentazione. Giravamo un'australiana a Roma. Era giovanissima. Una cavallona alta alta, tutta riccia, priva di ogni sex appeal. Quando si chiacchierava col regista Sergio Martino, diceva: «Io arriverò, io farò una gran carriera». Io e Sergio pensavamo: «Guarda sta disgraziata». Fra noi non ci fu niente. E poi stavo già con Eleonora, che mi mettevo a fare il pagliaccio. Avevamo un progetto condiviso. Abbiamo costruito case, allevato animali, fatto l'olio, siamo stati bene, è nato Paolo. Preferivamo quello, ai film. Poi, Eleonora mi ha lasciato, mi sono fidanzato con una svedese e, quando se n'è andata anche lei, mi sono detto che lì, da solo, rischiavo l'abbruttimento. Ora, è fidanzato? Ho una persona a cui voglio molto bene. Voler bene è di più dell'amore, che è una cosa un po' folle, contorta. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.